Stefano Parisi non è più dentro nel centrodestra con le sue energie per l'Italia. Ma mi sembra di capire che non lo sia a livello nazionale, ma che invece voglia mantenere questo accordo con me a livello regionale. E qui, oggi è una categoria, qui l'Unione del Commercio ne sta visitando molti in questi giorni. Come sta andando? Che spunti ha raccolto? Ma è un giro dalla Lombardia molto positivo, un ascolto di tanti problemi ma anche di tante eccellenze, sono molto soddisfatto e bene così. Sindaco, quanto la danneggia in questo momento la posizione che ha preso Maroni nei confronti di Salvini quando dice che la Buongiorno, la Lega l'avrebbe combattuta? Sono piccoli dettagli che non incidono sulla sostanza di una Lega forte e coesa, sono magari delle visioni diverse su limitati problemi. Lei non vede un rischio scissione dopo le elezioni? Assolutamente, la Lega non si dividerà mai. Ma lei come la vede questa candidatura dell'avvocato Buongiorno? È una persona sicuramente molto capace, una mia collega, quindi gli avvocati sono tutti bravi. Invece sul fronte del programma regionale, ecco, le sta mettendo a punto, quali sono i tre punti principali se dovesse? Ma adesso come adesso è difficile parlarne, credo che lo presenteremo con attenzione e credo che comunque alcuni siano quelli che ho già esposto. Il principale continuità, secondo, è l'autonomia, questi sono i capisaldi, poi nel dettaglio ci entreremo con tutti gli alleati. Il Presidente della Repubblica ha nominato Liliana Segre, senatrice a vita, una persona che l'odio grandissima, iniziale, grandissima persona, condivido la scelta e condivido quello che ha fatto il Presidente della Repubblica. Senta, le divisioni invece interne al centro-sinistra, Libero e Uguale in modo particolare, lei crede che agevolino invece in questo caso la sua affermazione, visto che i sondaggi la danno comunque davanti? Io credo che la mia affermazione, se ci sarà un'affermazione, deriverà dalla compattezza del centrodestra e dalla compattezza delle idee che sono alla base di questa alleanza. Sugli altri non mi esprimo. Lei diventa governatore, la prima cosa che fa? La prima cosa che fa, l'ho detto, amplieremo la platea delle famiglie che potranno beneficiare degli asili nido gratis.